scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Buon uomo. Presidente del Palio. Va bene? Guardate, allora, guardate madrine, la boa, guardate madrine, primo sorteggio, boa di terra, viene abbinata alla barca, la boa di terra, abbinata al rione, moletto boa di terra! Seconda estrazione. La seconda estrazione. La boa di fuori. Viene abbinata. Dai. All'armo. Fuori fuori. Moletto dov'è? Boa di fuori, moletto di terra. Boa di fuori. Io mi devo pronunciare. Chiesa. Rione Chiesa. Rione Chiesa, boa di fuori. Boa di centro, Rione Saraceno. Vediamo di qua per cortesia. Saraceno, boa di centro. Adesso andiamo tutti quanti alla postazione per il palio. Ecco, i tre armi sono quasi pronti per l'allineamento. Appena abbasseranno contemporaneamente tutti e tre la mano, verrà effettuato il colpo di pistola per la partenza. Silenzio tombale per cortesia. Silenzio che aspettiamo il colpo di pistola. Partiti! Sono partiti in questo momento, la partenza è regolare, adesso li aspettiamo qui davanti a noi per vedere chi è partito bene. Il moletto ha avuto un colpo di mare che l'ha rallentato leggermente. Sembra che il Saraceno sia partito molto forte. Il Saraceno è partito avanti, mentre la Chiesa è sempre un pochettino indietro. Il moletto sta recuperando, eccoli che stanno andando su. Il Saraceno sembra che ha leggera punta di vantaggio, mentre la Chiesa è leggermente indietro. I ragazzi stanno remando forzatamente. Adesso vediamo che stanno andando il loro passo di gara. In testa alla classifica dei pali vinti sono a pari merito il Rione Saraceno con il Rione Chiesa, con 17 vittorie consecutivamente per tutti e due, mentre il Rione Moletto ne ha solamente 9. Chi vincerà quest'anno tra il Rione Chiesa e il Rione Saraceno andrà in testa nella classifica, con la sola differenza che se vincerà il Rione Saraceno per la prima volta assoluta passerà in testa. Però adesso aspettiamo le barche che vanno in boa e stiamo inquadrando da lontano, si stanno avvicinando la boa. Vediamo che il Moletto sta virando, il Moletto, poi subito dopo sta virando la Chiesa e il Saraceno. Ma il Moletto sembra che ha virato prima. Il Moletto ha fatto anche un'ottima virata. Sta venendo giù con la faccia girata verso il nostro porto.
E in questo momento vediamo che sta girando anche la barca della Chiesa. Ma il Moletto sembra in vantaggio. È un bello scozzo. I due armi stanno venendo giù forsennatamente. Il Moletto è dal 1900, anzi scusatemi, dal 2000 che non vince il Palio Marinario. L'ha vinto per due volte consecutive, nel 99 e nel 2000, poi buio totale. Farà la volta buona? Vediamo, perché i ragazzi sono molto carichi. Il Saraceno sta tenendo la vita difficile. Il Rione Chiesa sembra già staccato di qualche lancia. Però adesso noi guardiamo la gara fra i due armi che se la stanno battendo. Il Rione Moletto e il Rione Saraceno. Fra un po' possiamo vederli da più vicino, perché è un bellissimo palio. Ecco, i due armi stanno arrivando dentro il porto. Bellissima gara. Il Moletto è avanti di quasi una lancia. Adesso li aspettiamo al nostro traverso, però il Moletto è avanti. Il Moletto adesso lo aspettiamo in virata. Ha quasi una lancia di vantaggio. Confermo che ha una lancia di vantaggio. Adesso vediamo la boa. È molto determinante la prima boa, perché chi gira avrà il favore del pronostico. Ecco, i due armi si stanno preparando per la virata. Il Moletto sta virando in questo momento. Eccolo, ha una lancia di vantaggio. Adesso vediamo dopo la virata se mantiene il vantaggio della virata. Però il Saraceno in virata sta recuperando. Il Saraceno sta recuperando e il Rione Chiesa si è tolto dalla corsia. Ora non so la giuria cosa possa decidere. Invasione di corsia del Rione Saraceno. Vediamo la giuria cosa deciderà in sequenza. Però sembra che le barche siano ancora appaiate, con una leggera punta di vantaggio del Rione Moletto. Il Rione Moletto sembra ancora leggermente in testa. Bellissima gara ragazzi, una gara fenomenale. I due armi stanno variando un forso fenomenale. Vediamo adesso le due barche che stanno andando su per la terza corsia. Favoloso, un palio favoloso dei due armi. Le barche stanno andando su, però sembra che il Moletto sia sempre in testa. Il Moletto che dal 2000 sta facendo di tutto per vincere il palio. Il mio Moletto, speriamo che quest'anno sia la volta buona. Forza ragazzi, avete di fronte un'arma potente, il Rione Saraceno, che per ben 7 anni consecutivi ha vinto il Palio Marinaro. È una boa determinante, questa è una boa determinante, anche questa. Sembra che il Saraceno sta virando, il Saraceno è passato in testa, il Saraceno è andato in testa. Il Saraceno è andato in testa, con la loro forza bruta sono riusciti a passare in testa. Bellissima gara del Rione Saraceno, che ha recuperato nella terza corsia lo svantaggio. Adesso li aspettiamo per la quarta corsia all'arrivo dentro il porto. Però non è finita qui, perché quest'anno il palio saranno 6 corsie. Dopo tanti anni finalmente sarà un palio alla vecchia maniera, con 6 corsie. Ma il Rione Saraceno è lì, il Rione Saraceno ancora una volta con la loro forza maestosa e imponente dettano la loro legge. Hanno preso 3-4 lanci di vantaggio sul Rione Moletto. Il Saraceno ha preso il largo. La barca del Moletto sta ruotando forsennatamente, ma la barca del Saraceno è sempre in testa. Ecco Rione Saraceno con il loro passo fenomenale. Anche quest'anno potrete coprirle di fischi come volete, ma sono sempre più forti. La loro andatura è inconfondibile. Ecco Rione Moletto che sta arrivando. Rione Moletto, complimenti ragazzi, complimenti.
sono sempre loro. Quest'anno passeranno in testa perché con 8 vittorie consecutive quest'anno non ce n'è per nessuno. Adesso affrontano la virata. Ecco la virata del Rione Saraceno. Perfetta, una virata magistrale del Rione Saraceno e sono partiti. E mentre che vediamo l'ingresso della boa del Rione Moletto, vediamo la ripartenza del Rione Saraceno che sta andando via. Eccoli, eccoli qua, guardateli, guardateli. C'è solo da imparare con loro, c'è solo da imparare, ragazzi. Complimenti, bravi. Ora vediamo la barca del Rione Chiesa che arriva. E Rione, Rione Moletto, Rione Moletto. E si sta battendo fortemente. Bravi ragazzi. Adesso stiamo vedendo la boa del Rione Saraceno che in questo momento viene effettuata regolarmente. Regolarmente la boa è stata effettuata da Rione Saraceno. Mentre aspettiamo Rione Moletto che sta virando. Però comunque è stata una bella gara fino adesso. Complimenti, bravi. Luca con questa gara riesce a raggiungere Alvaro perché ha vinto 9 volte consecutive, però con la sola differenza che Luca l'ha vinti esclusivamente tutti insieme, mentre Alvaro l'ha vinti saltuariamente, una sì e una no. Il Rione Saraceno già sta facendo vedere. E con 18 titoli passa in testa, balza in testa nella classifica dei pali vinti. Complimenti, complimenti veramente. Saraceno! 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 Saraceno!
Buonasera a tutti. Noi ce l'abbiamo messa tutta e malgrado tutto siamo arrivati secondi, ma anche il prossimo anno spero che continueremo. Sì, arrivo dal De Mino. Noi proveremo anche il prossimo anno. Volevo dire una cosa importante. Ho sentito una specie di spirito anti-saraceno in questo palio. E questa è una cosa che non è molto bella perché... alla fine è una competizione agonistica che riguarda noi ragazzi. Il pubblico ne è fuori, è solo spettatore. Noi, durante la gara, siamo avversari, ci guardiamo con occhi brutti, come si dice, tra virgolette. Però quando scendiamo siamo tutti amici e così dovrebbe essere tutto il Giglio. Così tutti i rioni siamo tutti amici. Grande, bravo.